Ebbene sì, Temu mi ha truffato. Beh, mi ha truffato. Abbiamo sgamato una nuova truffa. Infatti, come ricordate, noi abbiamo sempre cercato nuove truffe, ma con l'avanzamento della tecnologia purtroppo siamo sempre esposti a nuove truffe, anche con la, intelligenza artificiale. Infatti io quest'oggi volevo farvi vedere una nuova truffa a cui dovete stare molto attenti, perché Temu mi ha truffato. Ma in realtà allora Temu si spaccia di essere Temu. Che sia Temu non lo so. Però siccome Temu sta facendo molti molti numeri in quanto a vendite, in quanto a sponsorizzazione dei loro prodotti, dei commercianti, prezzi veramente stracciati che nessuno può competere, ho i miei dubbi che Temu possa fare queste cose. Non ne ho la certezza, ma è semplicemente una mia conclusione, ma adesso volevo farvi vedere cosa è successo. Ma mettiamoci comodi perché è una storia che è da raccontare. Molte persone in quest'ultimo periodo stanno cercando modi per arrotondare il proprio stipendio. Allora, cosa succede? Esistono attraverso delle applicazioni, attraverso l'intelligenza artificiale, un modo per contattarti tramite WhatsApp, in modo che sia tutto criptato, in modo che nessuno possa entrare a vedere la chat. Criptato significa in quel senso che nessuno può vedere quello che scrivete tra me e l'interlocutore. Io adesso vi faccio vedere tutto qui in sovraimpressione, così vi faccio vedere cosa è successo. Mi ha contattato un agente con questo profilo. Questo è ovviamente creato dall'intelligenza artificiale, si vede, sembra un manga, vabbè. Questa gente diceva molto chiaramente che avrei guadagnato delle cifre veramente altissime per lavorare 2-3 ore al giorno, o part-time o full-time. Come vedete nei messaggi mi dava una paga base di 500 euro se lavoravo part-time e 2000 euro se lavoravo full-time. Lavorare full time per loro sarebbe stato in realtà eseguire dei compiti di 30-40 minuti, tutto lì, ogni giorno. Se ogni giorno completavamo dei compiti da loro assegnati in 30-40 minuti di tempo, che più o meno serviva per fare questo, allora loro riuscivano a darmi 500 euro al mese. 2000 se ero full time. Allora io, incuriosito da questa truffa, perché già io lo sapevo che era una truffa, ho deciso di andare avanti. Questa gente mi ha detto che mi avrebbe contattato un'altra persona che sarebbe stato il mio referente, e io, molto curioso del fatto, ho accettato. Allora mi scrive questa signora qua, questa sì, questa tennista, diciamo, chiamiamola La tennista. la tennista, mi ha chiesto un po' di informazioni, quanto ero disponibile, bla bla bla, come vedete. Allora mi ha dato un link dove io avrei dovuto accedere, creare un account ed entrare in questo Temu Mall, dove in questa piattaforma io potevo vedere i miei dati, caricare un numero di wallet in criptovalute, perché loro pagano in dollari, in criptovalute, e da lì mi avrebbero pagato, tra virgolette, mi avrebbero pagato. Allora, cosa ho fatto? Ho chiesto semplicemente come funzionava il processo dei compiti. Molto attentamente, con vari screenshot, mi faceva vedere la sezione dei compiti, quindi io dovevo semplicemente cliccare. Dovevo svolgere 38 compiti, cioè 38 click su delle recensioni di Temu, mettere 5 stelle a dei prodotti di Temu, e il giorno susseguente avremmo dovuto fare le stesse cose. Molto furbamente, cambiamo inquadratura, molto furbamente la signora mi fa: allora, guarda prima il mio account, prima di fare questi compiti, e prova dal mio account per vedere come bisogna eseguire questi compiti.
si andava a cliccare nella recensione, una recensione che era in tedesco, non so, si cliccava e si guadagnava. E l'ho fatto per 30 volte, questa è la prima volta in assoluto, l'ho provato nel suo account. 30 volte, alla 30ª volta, cosa è successo? Che si è bloccato, il sistema ha bloccato. C'era una commissione di 25 dollari da dover spendere. Ma da dover spendere, cosa? Qual era? Cos'è che dovevamo fare? Tanto l'account per il momento era suo, quindi cos'è che dovevamo fare? Molto attentamente mi fa vedere con degli screenshot che lei avrebbe dovuto anticipare una somma perché il conto improvvisamente con quella commissione andava a meno 150, a meno 160 dollari, avrebbe dovuto anticipare questi 160 dollari per andare tornare in positivo, per il suo saldo tornare in positivo, e da lì in poi i compiti avrebbero continuato e continuavano diciamo a guadagnare delle percentuali molto più alte. Lei mi ha fatto vedere con la ricevuta che ha pagato 150 160 dollari, adesso non ricordo, 152 non mi ricordo, in modo da poter ricaricare il suo conto e ritornare. Praticamente lei avrebbe dovuto semplicemente anticipare per poi coprire quel saldo negativo e sarebbe ritornato in un saldo positivo di oltre 700 dollari, 800 dollari. Bene, allora cosa ho detto? Proviamo a farlo col mio. L'ho fatto col mio. Sono arrivato a 38 compiti, non ho trovato il saldo negativo e ho potuto aspettare il giorno seguente. Ed ecco lì che io già sapevo che il giorno seguente mi sarei imbattuto nello stesso problema. Cioè trovarmi a fare dei compiti, andare in negativo con il mio account e dover anticipare io dei soldi per poter tornare in positivo. E così è successo, perché il giorno seguente, come potete vedere, mi scrive direttamente la mattina e mi fa che è pronta per fare i compiti. In quel momento io non avevo il tempo, quindi ho aspettato il pomeriggio. Nel pomeriggio la contatto, subito attiva, presente e vigile. Sì, sono qui, ecco. Allora iniziamo a fare i compiti. Cosa è successo? Proprio questo. Sono arrivato ad un compito dove richiedeva una commissione altissima, mi porta il saldo in negativo. E molto prontamente la signora, la tennista, mi fa: sai cosa devi fare? Ecco qua che scatta la truffa. La truffa scatta nel momento che io, il giorno prima, ho visto come ha ricaricato il suo account per poter coprire questo saldo negativo, tornare in positivo, e lei semplicemente sarebbe andato, avrebbe ritirato i soldi. Sai cosa devi fare? Ecco, quello che mi aveva messo nella mia mente, che in quel momento io avrei dovuto caricare i 162 dollari, come vedete che io sono in negativo i 162 dollari, in modo che lei poteva fregarseli, ciao e arrivederci. Io avrei perso i 160 dollari. Allora io ho fatto, diciamo, finta di dici che io non possiedo quella cifra e la tennista mi fa che avrei dovuto magari contattare amici, parenti in modo da farmeli prestare o non so cosa volesse fare. Io ho spiegato che non ho quella cifra e lei, la tennista, mi fa: e quanto hai? Quindi io avrei potuto mettere una cifra a caso, quindi lei potrebbe prendersi i soldi che io mettevo. Se io avessi messo 50 dollari, lei si guadagnava i 50 dollari perché me li prendeva, me li fregava. Quindi è finita lì. Oggi, che è un altro giorno, sono andato a vedere, i compiti sono rimasti fermi, anche il suo account è rimasto fermo. Questa è una truffa bella e buona, perché hanno creato con sistemi, intelligenza artificiale, via dicendo, delle piattaforme dove loro possono controllare tutti i parametri, tutti i dati,
e in quel modo poterti fregare i soldi, poterti rubare i soldi. Se non sei stato tu, Temu, devi assolutamente intervenire in questa cosa. Sappi che ci sono gente, agenti che fanno finta di essere Temu e che rubano soldi ai clienti che vogliono lavorare. Diciamo che rubano a chi vuole fare dei soldini in più o che magari non ne ha. Quindi mi raccomando, voi dovete stare molto attenti a queste truffe, molto attenti a quello che fate, non anticipate mai dei soldi. Quindi mi raccomando, state sempre attenti. Su internet ci sono tantissime truffe, diciamo, non cliccate mai nei link che non conoscete, nelle mail, nei messaggi che non conoscete, piuttosto chiamate. Quindi mi raccomando, ci vediamo ai prossimi video, prossime truffe, chi lo sa, rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video.